Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di economia. Sono stati presentati presso la sede di Confindustria a Pescara i risultati della ricerca I lacci e lacciuoli gravanti sulle imprese italiane, il fisco. Uno studio che ha esaminato da vicino gli adempimenti fiscali e tributari che gravano sulle imprese. L'Abruzzo intanto continua a pagare il debito della sanità come un ulteriore costo aggiuntivo rispetto alla pressione fiscale. Il servizio di Francesca Romana Testi. Lacci e lacciuoli sulle imprese italiane. Si parla di pressione fiscale. Confindustria pubblica i dati sulla ricerca condotta dalla Fondazione Bruno Visentini. I tributi attualmente gravanti sono 40. Il numero annuo di adempimenti fiscali oscilla da 92 a 251 e l'onere complessivo stimato sulla piccola e media impresa è di 29,1 miliardi. A questo si aggiunge che l'Abruzzo peggiora la sua situazione a causa della sanità e del debito accumulato in questi anni. È una fotografia dell'esistente, una fotografia che ahimè ci vede penalizzati soprattutto in Abruzzo per effetto dell'extra deficit sanitario che ha imposto delle maggiorazioni in capo alle imprese, ai cittadini e alle famiglie attraverso le maggiorazioni dell'IRPEF e le maggiorazioni sull'IRAP. Lo sapete che l'IRAP è una tassa di fatto che grava esclusivamente sul sistema produttivo e che rispetto alle regioni limitrofe, penso alle Marche per esempio, ci vede penalizzati con un aggravio del 24% circa. Più sostegno dalla regione, più semplificazioni per gli imprenditori. Questa è la richiesta di Confindustria, che chiede di far ripartire il mercato grazie a una diminuzione della pressione per ogni diverso comparto. L'uscita dal commissariamento deve necessariamente coincidere con l'uscita dagli addizionali. Perché c'è una corrente di pensiero che probabilmente pensa in maniera diversa rispetto a questo problema. Quindi noi insistiamo che le due cose debbano necessariamente collimare. Adesso una notizia di cronaca. Saranno processati tutti con il rito abbreviato i 4 albanesi arrestati 5 mesi fa per l'omicidio di Roberto Tizzi, del 35enne marchigiano residente a Martinsicuro, ucciso il 7 giugno scorso con due colpi di pistola sotto la sua abitazione mentre stava rincasando. Nell'udienza preliminare il GUP Roberto Veneziano ha infatti accolto la richiesta avanzata dalle difese dei 4 imputati, ammettendo Arian Ziu, reo confesso dell'omicidio, il fratello Michele e il figlio di quest'ultimo Rudy al rito abbreviato fissato per il 27 gennaio prossimo. Antonio, fratello di Rudy, è stato invece ammesso al rito abbreviato fissato al 28 gennaio, condizionato all'escussione di due testi. Nell'udienza la compagna di Tizzi, che era rimasta ferita nell'agguato, si è costituita parte civile. I 4 vengono contestati l'omicidio volontario aggravato, le lesioni personali aggravate nei confronti della compagna di Tizzi, che quella sera si trovava in macchina con lui, e il porto abusivo d'arma. Andiamo avanti con il giornale, adesso ci occupiamo della conta dei danni per il maltempo. Sicuramente la provincia di Chieti è stata quella più colpita dalle insistenti piogge della scorsa settimana. Nell'Alto Vastese i danni più ingenti soprattutto alla viabilità, ma anche nella città di Chieti si sono verificati numerosi disagi, soprattutto per la rottura della condotta alla colonnetta che ha lasciato senza acqua mezza città di Chieti e per il problema di allagamento verificatosi allo stadio. Il sindaco Umberto Di Primio chiede almeno 2 milioni di euro per il ristoro dei danni. Paolo Renzetti. Passata l'emergenza del fine settimana per il maltempo, restano però alcuni disagi e problemi nella zona di Chieti Scalo. Qual è al momento proprio la situazione? È passata l'emergenza del maltempo, ma oggi ci sono tutte le conseguenze di quel maltempo e le conseguenze si chiamano 2 milioni di euro almeno di danni sulla rete viaria per le frane, per gli smottamenti, per le rotture del sistema idrico, così come quello fognario, ma anche degli impianti della pubblica illuminazione. Stiamo affrontando tutto
tutto al momento con le risorse comunali, con gli operai comunali e chiedendo alle ditte di intervenire in somma urgenza. Abbiamo bisogno che la Regione metta le mani nel portafoglio e inizi a dare soldi ai territori quando servono per davvero. Quello che noi vogliamo è che ci sia la risposta in questo momento. Ogni euro investito in prevenzione del dissesto idrogeologico vale 10 euro invece necessari per il ripristino. Vorremmo poter utilizzare quell'euro e non chiedere i 10 euro di cui oggi abbiamo bisogno. Situazione dello stadio Angelini, dove ieri non si è disputata la partita con la Folgore Veregra, qual è al momento? Ma so che hanno ripristinato almeno il sottopasso, c'è da rivedere tutto l'impianto elettrico, ma non credo ci siano altri problemi. Andiamo avanti con il giornale, lo ha presentato il Movimento 5 Stelle, parliamo di un esposto alla Corte dei Conti che riguarda Abruzzo Engineering, l'obiettivo è verificare presunti danni erariali. Andiamo a vedere il servizio di Daniela Rosone. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti sull'attività di Abruzzo Engineering. Ad oggi, come spesso sottolineato dal Movimento, la società in-house sta lavorando per il Comune dell'Aquila in violazione delle norme che regolano un affidamento in-house, mentre restano ancora esclusi gli idonei del cosiddetto concorsone. Non si tratta solo di una questione di priorità, ha spiegato Gianluca Ranieri, firmatario dell'esposto, ma di un danno erariale. Infatti, dal 14 settembre 2015 sono ben 111 unità di personale di Abruzzo Engineering per un impegno di spesa di oltre 1 milione di euro, praticamente, specifica Ranieri, circa 4.250 euro al mese ad unità di personale impiegato, più del doppio di quello che costerebbe un normale impiegato assunto direttamente dalla pubblica amministrazione. Queste persone, continua, sono ancora impiegate in servizi di supporto alle attività di ricostruzione fino al 31 dicembre 2015, ma questo è un affidamento che riteniamo illegittimo, come spesso sostenuto. Chi pagherà tutto questo, si interroga Ranieri, grazie all'esposto mi aspetto che la magistratura contabile conduca dei seri approfondimenti su tutta la vicenda per responsabilità erariale di amministratori, dirigenti, funzionari, responsabili, titolari, ulteriori organi e dipendenti tutti della Regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila, del Comune dell'Aquila, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e di Abruzzo Engineering e comunque di tutti i soggetti coinvolti, attesa la presunta disattenta e riprovevole gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Intanto, conclude Ranieri, il presidente D'Alfonso cerca di reperire in Europa i fondi per tenere in vita l'azienda. Ennesima riprova che di questo carrozzone, la maggioranza non sa che fare e che dietro questo salvataggio non c'è alcun progetto, ma solo un'operazione clientelare, una pessima gestione, conclude ancora, della cosa pubblica. E adesso parliamo di sanità e punti nascita. Nonostante il ministro alla sanità Beatrice Lorenzin l'11 novembre scorso abbia ridefinito i criteri di valutazione per ottenere la deroga alla chiusura dei punti nascita, dal governo regionale emerge ancora una volta irresponsabilità e mancanza di disponibilità a riaprire il confronto al fine di evitare la chiusura dei 4 punti nascita abruzzesi. È quello che afferma il presidente della commissione di vigilanza della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, a margine dell'audizione dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, che si è svolta oggi all'emiciclo su due argomenti: chiusura dei punti nascita e riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese. In commissione di vigilanza abbiamo chiesto il riesame delle procedure e, alla luce del cosiddetto decreto Lorenzin, di integrare il comitato percorso nascita regionale con nuove professionalità indipendenti che possano ampliare il confronto scientifico, ha aggiunto ancora il presidente della commissione Mauro Febbo. Andiamo avanti, adesso parliamo di Ombrina Mare. Il deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, ha presentato una serie di emendamenti alla legge di stabilità proprio sul progetto Ombrina Mare. Sentiamo. Venerdì, termine ultimo di scadenza degli emendamenti per la legge di stabilità, ho ripresentato una serie di emendamenti che già ho presentato negli scorsi anni. In particolar modo ho ripresentato l'emendamento per Ombrina, inerente al ripristino del vincolo di 12 miglia dalla costa che era sancito dal decreto Prestigiacomo e che bloccherebbe di fatto Ombrina. Accanto a questo ho presentato anche tutti gli emendamenti che vengono suggeriti dalle associazioni ambientaliste e in particolar modo dal nuovo senso civico, atte a scongiurare l'insediamento nel nostro mare di un'attività come Ombrina. È chiaro però che questi emendamenti, che questa azione, se non è supportata dal consenso e dal voto dei parlamentari del PD, che al Senato sono un'esigua minoranza ma alla Camera sono tantissimi, non potrebbero vedere la luce.
Quindi bisogna essere coerenti e chiedere coerenza a costoro, perché non è pensabile che vengano a Lanciano a maggio a sfilare con Tondina e poi a Roma, quando è il momento di essere conseguenziali, si sfilano e invece, anziché sfilare, e si schierano nel partito a sostegno delle posizioni di Renzi e quindi dell'insediamento Ombrina. Credo che la coerenza sia un principio assoluto e vada rispettato, e quando non viene mantenuto vada anche denunciato. Il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio interviene sulle prossime amministrative, sottolineando l'importanza della riconferma del primo cittadino di Roseto per il lavoro svolto in questi anni. Elisa Leuzzo. Elezioni amministrative 2016 nel territorio, a che punto siamo? Beh, innanzitutto è importante dire che sul territorio si vota in alcuni veramente grandi, ma soprattutto Roseto è il più importante. Roseto è il secondo centro della provincia di Teramo, è quindi già politico, si vota con il doppio turno, quindi è fondamentale per noi riconfermare il sindaco uscente Ennio Pavone. Credo che abbia fatto bene, bene il sindaco, soprattutto in un momento di grandissima difficoltà, in un momento di crisi economica devastante, e lui è riuscito a mantenere la barra dritta, e questa volta finalmente il centro-destra è unito sotto tutti i fronti. Quindi la vittoria non può sfuggirci, fra le altre cose c'è un centro-sinistra spaccato su due candidati, abbiamo la dottoressa Ciancaglione candidata vicina a Sottanelli e si dice al presidente D'Alfonso, come dico, dall'altra parte c'è invece il candidato dell'onorevole Giloble, quindi credo che insomma ce la giocheremo veramente, siamo convinti che ce la faremo. Io credo che il centrodestra unito non vede nessuno, perché abbiamo provato che cos'era il centro-sinistra, lo abbiamo provato in regione, l'abbiamo provato in tanti comuni e non ha funzionato, e quindi su questo e sugli altri comuni importanti dove si voterà chiaramente noi andremo con un simbolo civico, perché vogliamo con questo riunire più persone, più identità politiche e non solo quelle legate al centrodestra, ma aprirci anche alla società civile che magari non vuole candidarsi in una lista di partito. Lo faremo a Roseto, lo faremo a Pietracamera, lo faremo a Castellalto, lo faremo a Bellanti, lo faremo a Colonnella. Sicuramente su Roseto faremo una lista proprio nostra legata al nuovo centrodestra, ma che invece andrà con un simbolo civico proprio per riunire diverse anime di persone anche della società civile. E adesso ci occupiamo delle bollette del progetto Case. Ammonta a 9 milioni di euro la somma che Enel Energia pretende per il pagamento delle bollette non pagate relative ai consumi degli alloggi delle New Town e dei MAP costruiti dopo il sisma. Un credito che è stato poi ceduto a Banca Sistema con l'avallo del Comune attraverso una contestatissima delibera di giunta. Per cercare di trovare una soluzione è stata convocata una commissione di bilancio ad hoc, anche se la via d'uscita non è così semplice, ci dice tutto nel servizio Giorgio Alessandri. La vicenda è complessa, molto complessa. Tanto da richiedere una commissione bilancio ad hoc per cercare di trovare una soluzione ad un pasticcio di dimensioni bibliche a 6 zeri. 9 milioni di euro per la precisione, ovvero la somma che l'Enel reclamava al Comune per il pagamento delle utenze dei progetti case e MAP. Un credito che, con una contestatissima delibera di giunta, il Comune accorda venga ceduto da Enel Energia a Banca Sistema, istituto bancario nato nel 2011 e specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Un via libera che avvenne senza l'assenso dell'allora assessore al bilancio De Santis, assente come l'attuale titolare della delega alle finanze Trifuoggi. In realtà, come denunciato da parte delle opposizioni, quella delibera non avrebbe potuto avere il via libera dall'esecutivo per una serie di ragioni. In primo luogo perché la delibera del luglio scorso parlava di transazione, mentre in realtà si tratta di una cessione di credito. Quindi un vizio formale che però rappresenta solo il primo punto interrogativo. Banca Sistema non avrebbe avuto i titoli per trattare con il Comune, il quale si era impegnato a saldare 32 pesantissime rate da 272.000 euro, che l'ente avrebbe pagato dopo il recupero delle morosità dagli inquilini di New Town e MAP. Una mission impossible, visto che ad oggi ancora deve essere individuata una società per il recupero crediti delle bollette non pagate, e i soldi incassati finora non coprono se non una minima parte di quella che il Comune sperava di incassare.
Una missione tanto impossibile che per saldare il conto il Comune avrebbe dovuto generare un debito fuori bilancio e che pertanto sarebbe stata necessaria un'approvazione in Consiglio Comunale che non c'è mai stata. Una delle poche vie percorribili, sempre che la delibera venga ritenuta illegittima e quindi ritirata in autotutela, è quella del riconoscimento di un maxi debito fuori bilancio e di una variazione destinata a ricadere sulle tasche di tutti gli aquilani, che probabilmente si troveranno a pagare per bollette e consumi di cui non hanno mai usufruito. E adesso torniamo a Pescara, Corso Vittorio Emanuele, ad un anno dalla riqualificazione. L'ex vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, traccia un bilancio su viabilità, smog e commercio nel capoluogo adriatico, con particolare attenzione proprio al tratto di Corso Vittorio, che è stato riqualificato dalla precedente amministrazione. Vediamo. Ad un anno dalla riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Pescara, si traccia un bilancio alla luce di quelle che erano state le premesse al suo avvio. Meno smog, meno traffico, più commercio e più decoro per il corso centrale. Berardino Fiorilli, ex vice sindaco della città, mostra il suo resoconto. Dal punto di vista della viabilità nessun vantaggio, infatti il Corso Vittorio viene percorso non più a 30 all'ora come vorrebbero perché non ci sono controlli, ma addirittura a doppio senso, perché ormai è un doppio senso di fatto, con una sosta selvaggia che di fatto impedisce la pedonabilità della zona e di fatto ha congestionato anche le vie limitrofe. Vediamo via Ferrari, che nell'ora di punta è assolutamente impercorribile, e la cosiddetta nuova controstrada non ha nessuna utilità perché è troppo lontana dal centro. La vivibilità non c'è più perché chiaramente legata sia all'inquinamento ma alla percorribilità pedonale e ciclistica di questa zona, che di fatto è stata interdetta. L'arredo urbano, ahimè, distrutto dopo appena un anno e mezzo di lavori, possiamo vedere ormai le opere che sono state utilizzate in maniera impropria. Infine il commercio, quello che doveva essere il motivo trainante di questa scelta, non ne ha tratto nessun vantaggio, anzi sappiamo benissimo che traffico uguale commercio è un'equazione ormai retrodatata di almeno 30 anni, ci credevano soltanto alcune associazioni di commercianti che non rappresentano più neanche i commercianti, che per fortuna hanno capito che questa la scelta nostra di riqualificare e penalizzare è la scelta vincente. Ha riaperto oggi la piscina comunale di Teramo, una struttura che ha sempre avuto un'utenza di oltre 700 persone. Il costo dei lavori, 80.000 euro circa, sono stati reperiti nelle pieghe del bilancio. Sindaco, questa volta ce l'ha fatta, aveva detto entro novembre, oggi è primo dicembre. Sì, vabbè, ce l'abbiamo fatta, io sono contento, sono soddisfatto. È un risultato dell'amministrazione comunale su un impianto che non poteva restare chiuso. In questi mesi tanti teramani erano stati costretti ad andare a Montorio piuttosto che a Giulianova, comunque a non poter usufruire di questo impianto. Oggi questo impianto riapre, è frequentato da circa 700-800 persone nell'arco di un anno, quindi 700-800 persone sono tantissime. Da oggi pomeriggio tanti teramani, tanti ragazzi, tanti giovani, tante associazioni, tante società che si occupa, che utilizzano piscina, potranno tornare a frequentare questo impianto. Un impianto rinnovato da tanti punti di vista, un impianto che avrà dei costi anche molto ridotti di gestione perché ci sono impianti nuovi, l'affidamento è per un anno rinnovabile al secondo, nelle more del project, il project che sta andando avanti, dovrebbero adesso cominciare ad arrivare le proposte, quelle concrete. È in un'area che stiamo riqualificando, il nuovo campo di calcio appena i cui lavori sono terminati da qualche mese, una pista ciclopedonale che attraversa questo percorso e che si ricongiunge a Lungofiume passando proprio qui intorno, un'area con una vocazione sportiva. Io credo che questa zona ha nelle sue corde lo sport e quindi su questo si deve lavorare. Un bell'impianto, un impianto funzionante e funzionale che oggi ritorna a vivere. E restiamo sempre a Teramo perché inizia ufficialmente domani il progetto della Carta dei Servizi e del Mercoledì Universitario, iniziativa voluta dall'UDU e realizzata grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale. Si riaccende il Mercoledì Universitario a Teramo grazie anche alla collaborazione di alcuni commercianti e all'amministrazione comunale. Sì, e tutto parte dalla convenzione esistente con l'UDU e con i commercianti per una carta dei servizi che prevede delle scontistiche.
L'UDU ha chiesto che questa carta dei servizi venisse estesa a tutti gli universitari, noi abbiamo accolto con piacere questa richiesta, soprattutto l'hanno accolta le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e CNA, perché questo mette a loro disposizione una platea di studenti che non è più solo quella dell'UDU, ma diventano più di 6.000 studenti che accedono a questa carta dei servizi e che quindi possono spendere con delle agevolazioni nei negozi di Teramo, soprattutto del centro storico. E poi abbiamo voluto insieme agli universitari istituire diciamo così, questo mercoledì universitario, che può essere non in contrapposizione, però può essere una giornata in più rispetto al giovedì, che è ormai istituzionalizzato come giovedì universitario all'Aquila, e quindi non volevamo accavallare le due giornate. Abbiamo deciso di iniziare con il mercoledì universitario, spero che questo venga ben accolto sia dagli universitari ma anche dai cittadini teramani. Importante la carta dei servizi, ma anche questa giornata del mercoledì. Sì, come negli universitari ci siamo sempre battuti perché lo studente tornasse centrale all'interno della vita dell'intera città di Teramo, e per questo abbiamo promosso insieme al Comune questa iniziativa, ossia la carta dei servizi, e poi la giornata del mercoledì come giornata universitaria all'interno del quale si possa tornare a vivere la città a 360 gradi, quindi non solo relegati a Colle Parco, ma vivendo la città nella sua ampiezza e per tutti i servizi che è in grado di questa città di offrire agli studenti che si iscrivono all'Università di Teramo. Roseto degli Abruzzi si prepara a festeggiare il Natale tra rituali ormai consolidati e novità come l'accensione dell'albero in piazza e la pista di pattinaggio sul ghiaccio all'Arena del Mare, oltre ad una mostra importantissima di Celommi. Vediamo il servizio. Roseto si prepara a festeggiare il Natale, quest'anno tra l'altro un Natale particolare perché c'è il giubileo indetto da Papa Francesco. Sì, infatti noi apriremo il nostro giubileo qui con una Santa Messa a Montepagano, però diciamo il periodo natalizio sarà ricco anche di eventi sia di tipo spirituale che di tipo anche più, come dire, di divertimento e comunque di partecipazione al Natale. Vogliamo creare quel clima natalizio che non disturba, anzi che è auspicabile, perché purtroppo c'è tanta tristezza in giro, quindi abbiamo bisogno di essere un po' tranquilli e sereni. Per questa ragione la nostra amministrazione ormai da 4 anni ha istituito 2 date molto importanti, che sono quella dell'8 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale. Infatti, poi abbiamo il 20 dicembre, Natale sotto l'albero, ed è anche questo ricorrente ormai da 4 anni ed è un momento molto importante per i bambini perché distribuiamo giochi gratuitamente, quindi ci sarà Babbo Natale, ci sarà l'asinello, il cavallo, tutto quanto, insomma, quindi creiamo quell'atmosfera era veramente natalizia. Dal punto di vista culturale abbiamo un evento molto importante in questa città, che potremmo definire proprio l'evento culturale per eccellenza. Avremo la mostra di quadri di Celommi, Pasquale e Raffaello Celommi, una mostra molto importante perché insomma comprende già circa più di 80 quadri abbiamo già avuto. Abbiamo anche le luminarie che sono nuove, speciali davvero, che per la prima volta prenderanno tutta la città da rotonda a rotonda, e avremo anche le luminarie nelle frazioni, quindi abbiamo voluto fare un discorso anche sulle frazioni perché Natale è ovunque. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano ed il Pescara che sta preparando insomma la prossima partita contro lo Spezia. Intanto ci sono anche voci di mercato, soprattutto in ingresso per quanto riguarda la sistemazione del reparto difensivo del Pescara. Si pensa a gennaio ad un rinforzo che dovrebbe essere, almeno questi sono i primi contatti, Domizzi dell'Udinese. Si sta lavorando per portarlo in biancazzurro. Intanto ovviamente si lavora anche al recupero di Ugo Campagnaro, che potrebbe tornare già dalla prossima al centro della difesa. Noi adesso andiamo ad ascoltare invece il tecnico del Pescara, Massimo Oddo. Io quando sono duro non è per colpire nessuno, a volte anche per colpire me stesso, quindi è duro perché ovviamente dispiace il fatto che arriviamo sempre lì per fare il salto di qualità. Ed è la seconda volta dopo Novara che falliamo una partita, ma non tanto il fallire, che ci sta a perdere una partita, ci sta a perdere una partita a Novara che è un'ottima squadra, ci sta a perdere una partita a Cesena che è accreditata da tanti come una delle pretendenti alla Serie A, quindi quello ci sta. E il fatto di
variare troppo da una partita all'altra la prestazione. Ma su questo è normale che ci sia un po' di delusione da parte di tutti, di mia ma anche dei ragazzi, perché ovviamente i ragazzi non è che lo fanno apposta, ci mancherebbe. E io quello che ho visto dalla panchina è che domenica non abbiamo avuto la personalità e la volontà di voler giocare di più il pallone. Anche il fatto di accostare spesso le sconfitte al fatto che ci conoscono e ci vengano a prendere, secondo me non è così, perché noi lavoriamo settimanalmente ormai da 3 mesi sul fatto di saper uscire dalle situazioni in cui ci vengono a pressare. L'Avellino ci è venuto a pressare, il Cagliari ci è venuto a pressare, eppure siamo usciti. Quello che è mancato domenica, secondo me, nell'ultima partita, secondo me è stato un po' di personalità nel voler giocare di più il pallone. C'era meno sicurezza delle altre partite. Voi mi chiedete perché, questo dovrò scoprirlo, non lo so. Non parliamo di calcio, cioè pensiamo alle 6 partite che rimangono prima della fine del girone di ritorno, pensiamo a fare il meglio possibile con questi giocatori che abbiamo, di cui io sono molto soddisfatto, ed evitiamo di parlare di mercato. Il mercato ci sarà, quando si aprirà ci sarà, se dovremmo fare qualcosa lo faremo. E adesso scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo che è tornato sul campo per preparare la trasferta contro la Lucchese a Lucca domenica 6 dicembre. Questo pomeriggio, da pochi minuti, è conclusa la conferenza stampa all'interno dello stadio Bonolis proprio di alcuni giocatori del Teramo, e noi andiamo ad ascoltare adesso il difensore Enrico Altobello. Ci voleva, dopo quei risultati negativi che avevamo fatto, ci voleva questa vittoria. E dovevamo dare un segnale assolutamente. E solo credo che la nostra forza sia stata quella di esternarci da tutto quello che non c'entra con lo spogliatoio. E cioè, nel senso, ci siamo resi conto che qualcosa non andava. Quella cattiveria che abbiamo visto domenica magari era venuta a mancare nelle 2 partite esterne, però l'importante è che abbiamo fatto 3 punti, che secondo me sono 3 punti d'oro. Io credo che questo è un campionato abbastanza equilibrato, cioè la differenza la fa proprio quella cattiveria, quella fame di risultato, perché credo che a livello tecnico ci sia molto equilibrio. E domenica abbiamo dimostrato che, nonostante la grande qualità del Siena, se abbiamo fame, se abbiamo quella vera voglia di ottenere il risultato, non dobbiamo temere nessuno in questo campionato. Al di là del modulo, credo che sia col 3-4-3 che abbiamo fatto nelle passate partite, con questo qui il campo viene coperto in maniera equilibratissima. Ti ripeto, secondo me, al di là di tutti i discorsi tecnici e tattici, il discorso era un altro. Abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo avuto nelle partite interne, ed era questo l'importante. Io penso che questa sia una partita di campionato, quella di domenica con la Lucchese, che veramente ci può far dare una grande sterzata a questo campionato, perché appunto mai come domenica abbiamo ottenuto la consapevolezza che essendo compatti e remando tutti per lo stesso obiettivo possiamo fare grandi cose, perché le qualità tecniche in questa squadra penso che siano abbastanza alte per la categoria, e quindi niente, questa è la chiave secondo me di tutto il discorso. L'Aquila invece è chiamata nel prossimo impegno a giocare sempre in Toscana, ma contro il Siena, e sempre il 6 dicembre alle ore 15. Siena che è appena stato sconfitto dal Teramo, il cui allenatore Azzori è in bilico, potrebbe essere esonerato. Dunque andiamo a vedere cosa accade in casa dell'Aquila Calcio nel prossimo servizio. L'Aquila Calcio è una squadra rinfrancata, ritrovata, diversa. Grandi artefici sicuramente il tecnico Carlo Perrone, che ha saputo motivare gli uomini a disposizione, cambiare modulo all'occorrenza, provare i calciatori in ruoli diversi.
Tutti hanno risposto positivamente e hanno dimostrato che la vittoria contro il Teramo, no, non era stata solo un'illusione. L'ottima prova contro il Prato ha mostrato un'Aquila bella, felice e divertente, capace di riconquistare un pubblico scettico. Ma noi, a prescindere dall'importanza della partita e del risultato, dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere, quello che ci siamo posti è quello di cercare di riconquistare questa gente, di farci volere bene. Quindi domenica è stato un passaggio importante verso questa direzione e siamo contenti. A proposito di pubblico, la squadra sta facendo il suo in campo. Ora aspetta la piazza a rispondere e assicurare un pubblico degno di un campionato di Lega Pro, perché i numeri quest'anno sono impietosi. Noi abbiamo bisogno di sentire calore intorno a noi, di sentire positività, però bisogna comprendere la gente che oggi come oggi i problemi sono tanti e quindi lo stadio diventa l'ultimo. Però ripeto, noi abbiamo l'obiettivo, oltre quello di fare punti e di vincere le partite, quello di farci volere bene dalla gente. Quindi noi dobbiamo lavorare e cercare di far capire alla gente che questa è una squadra che merita il loro affetto e la loro vicinanza. In tutto questo, venerdì sera si gioca a Siena contro una delle nobili decadute. Una squadra fatta da grandi nomi, ma con il tecnico sulla graticola dopo la sconfitta contro il Teramo. Un momento buono per la formazione rossoblù, che però sa che è vitale non interrompere la corsa, perché alle porte c'è l'avvio del processo Dirty Soccer e a gennaio il mercato, dal quale sicuramente qualche movimento verrà fuori. Ma il Siena non è una buona squadra, il Siena è una grande squadra. Ci sono giocatori che fino all'anno scorso, 2 anni fa, giocavano in Serie B e qualcuno ha giocato pure in Serie A, quindi capiamo già da questo l'importanza della partita e la difficoltà della stessa. Noi però non dobbiamo guardare in casa degli altri, perché non l'abbiamo mai fatto, neanche quando magari i risultati erano diversi da quelli di oggi. Però siamo consapevoli di una cosa, che noi non abbiamo ancora fatto assolutamente niente e quindi ogni partita per noi è troppo importante. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, tra poco alle 14.45 il TG6 L'Aquila. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.